vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Circolo Sportivo Stella Azzurra, dove stiamo per assistere alla 12esima giornata di Serie A2 di Lega Calcio 8. Protagonista dell'incontro Magnitudo e Tony Ponzi Investigazioni. Allarga il gioco, lancio lungo a cercare il numero 8 che intercetta il pallone, la può mettere in mezzo, ora il tiro ed il grandissimo gol di Bettinelli al primo minuto di gioco, porta in vantaggio la Tony Ponzi. Parte Liga, direttamente in porta, è bravo il portiere Ponzelli a mettere in calcio d'angolo, dove arriva Narini, allarga verso Liga, Pelusi in area di rigore, Liga se ne va, può tentare anche la conclusione, trova il gol del pareggio quando siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo, uno pari, allarga verso Del Progetto che si è spostato sulla sinistra, tenta di trovare la conclusione che è pericolosa, si deve superare Pagano e mettere in calcio d'angolo contro Peleggi, fine Giovagnoli spazza, Napoletano anticipa il movimento degli attaccanti, poi la mette in mezzo dove la palla arriva a Liga che tenta la conclusione che porta in vantaggio la Magnitudo, 2-1 per la Magnitudo. Poi Peleggi subisce fallo, battuto subito la punizione, Bettinelli si libera, può tentare la conclusione, grandissima azione di Bettinelli che non trova la doppietta personale. Parte Bettinelli che va diretto in rete con il colpo di tacco cercato da Peleggi, poi Caputo prende forse il palo, la palla è per la Magnitudo, potrebbe anche passargliela al compagno di squadra, parte ora Di Girolamo proprio per Bettinelli che va alla conclusione, si supera ancora una volta Pagano con la conclusione, ora Peleggi per Bettinelli di prima verso Teruzzi, Teruzzi può tentare la conclusione, bravo ancora in uscita Pagano, sì, che però aveva già smesso di seguire il pallone, ora Peleggi se ne va a Sori, poi la mette verso Bettinelli che tenta la conclusione ed è grandissima la doppietta di Bettinelli, due bellissimi gol, due pari. Ora per il Del Progetto trova un bel corridoio per servire Bettinelli che ora serve Peleggi che trova il gol del vantaggio al 17esimo minuto del secondo tempo, 3-2 per la Tony Ponzi. Ottimo secondo tempo della Tony Ponzi, ora Bettinelli ancora sul pallone, può tentare la conclusione, trova il gol del 4-2, tripletta personale. Pelusi che va alla conclusione, sulla quale si chiude la partita, 4-2 per la Tony Ponzi che torna così prima in classifica.